Ciao, buonasera a tutti e siamo qua allo streaming della Ladder. Quindi qui con me stasera c'è Vez che fa anche host della partita. Quindi Vez, per me puoi partire e dar via questa battaglia per la corona. Allora, partiamo. Streaming per la Ladder, ovviamente di 360, come potete vedere. Quindi ladder di veterano, cerca e distruggi, 5 contro 5, si scontrano i detentori della corona, gli attuali detentori della corona che sono gli Zouk, e contro il clan che è stato sorteggiato ieri intorno alle 5, che potete rivedere i sorteggi in diretta, che il sorteggio è avvenuto tra le prime 6 squadre, è uscito il numero 1 e i primi in classifica ieri erano gli Exodus. Adesso non so se sono ancora gli Exodus. Quindi partiamo subito e andiamo a vedere immediatamente gli Exodus. In questo momento sono sul capoclan degli Exodus, che è Exodus Zeta Ares. Partono in attacco. Allora, Vez, come la vedi sta partita? Ecco, già si suicidano, c'è qualcosa che non va. Perfetto. Benissimo. Ok, vai a fare l'inviato speciale. Quindi si sono suicidati, quindi suicidio di massa, qualcosa non va. Adesso andiamo a sentire Vez, cioè Vez è andata a sentire quali sono i problemi. Tanto come potete vedere, la rosa dei, diciamo che hanno schierato la rosa ufficiale per giocare questa partita, perché chi vince si prende la corona, quindi una battaglia all'ultimo sangue proprio questa. Abbiamo. Per quanto riguarda gli Exodus abbiamo Raiden, Power, Dani, Ares e Rocker, mentre per quanto riguarda gli Zouk abbiamo Diablo, Paradise, Tony, Mortal e Ganesh. Prima c'era dentro anche il capoclan degli Zouk che è DMA i pasti e che ha lasciato il posto se non sbaglio proprio a Skull Diablo. Quindi lui è fuori che guarda. Dalla TV lo streaming ed è pronto a bastonare i suoi giocatori in caso di errori. Quindi Zouk, attenzione perché Pasti vi osserva. Ah, ok. Perfetto, quindi problemi di audio che però fortunatamente sono rientrati, quindi pericolo scampato. Sì, beh, è più pratico, forse anche perché come non lo senti? Aspetta, Vez, che c'è un problema di audio e non ti si sente. Cavolo, aspetta un attimo. Niente, Vez, abbiamo un problema di audio e non ti si sente. Adesso, appena finisce la prima mappa, vediamo di sistemare la cosa nel mentre. Ok, quindi purtroppo Vez non lo sentite, quindi vi riporterò io quello che dice nel mentre. E comunque Vez appunto stava dicendo che in confronto alla One con lo streaming su 360 si parte molto più velocemente. E su questo ha ragione, nel senso che un po' secondo me anche il fatto che la 360 la conosciamo molto meglio dopo anni e anni. Di duro operato sulla 360, ormai conosciamo tutti i segreti della 360, cosa che invece ovviamente della One ancora è un po' nuova, quindi tutti gli aggiornamenti che stanno facendo, tutte le cose, e quindi abbiamo qualche difficoltà in più e non si parte così velocemente. Invece su 360 ormai è collaudata. Allora, intanto stiamo guardando, io sono sempre dagli Exodus, intanto chiediamo, poi adesso vi riferisco che cosa dirà Vez. Vez, come la vedi? Secondo te chi vincerà questa partita?
Allora, Vez, praticamente voi non lo sentite, quindi faccio riporta praticamente, e adesso poi vediamo di sistemare questo problema. E, appunto, allora, tanto per cominciare, giustamente dice che la mappa è quella degli Zhoke. Gli Zhoke sono partiti, essendo detentori della corona, partono in casa, quindi la mappa è quella degli Zhoke, che ovviamente sanno giocare molto bene e che quindi sicuramente gli Exodus devono impegnarsi abbastanza, anche se comunque, come abbiamo visto tutti quanti, il primo round è stato vinto dagli Exodus, quindi sicuramente sarà una CV molto combattuta. Quindi ci sarà da divertirsi. Per ora non ci sbilanciamo con i pronostici, perché dopo gli ultimi pronostici che abbiamo fatto su One abbiamo deciso che non ci sbilanciamo più su pronostici, se no ci vengono a cercare e ci picchiano. Tanto state vedendo Mortal che ha appena seccato Rocker, se non sbaglio, l'arato. Cambiamo. Andiamo su Paradise e comunque gli Zhoke pareggiano, quindi si portano a casa un round e sono automaticamente sull'1 a 1. Così io cambio un secondo gli scherzi. Perché lui parla? Allora, Vez stava dicendo che gli attacchi vengono fatti maggiormente sulla bomba B, giusto, Vez? Confermi? Io stavo tentando di risolvere il problema, ma non ci sono ancora riuscita. Giustamente il nostro Vez ci sta facendo un'analisi della mappa, quindi entrambe le bombe, come tutti i giocatori di COD sanno benissimo, su questa mappa sono molto scoperte, quindi automaticamente prima di piazzare sia su A o su B bisogna far fuori un po' di giocatori della squadra avversaria, se no automaticamente ci si trova realmente in difficoltà. Sicuramente la bomba B è quella più gettonata per quanto riguarda il piazzamento. In questo momento siamo sugli Exodus che appunto devono andare a piazzare e quindi vediamo chi il primo round, ricordiamo che il primo round d'attacco da parte degli Exodus sono riusciti a vincerlo, mentre poi successivamente hanno perso la difesa portandosi automaticamente sull'1 a 1. Quindi gli Zhoke hanno rimontato e adesso vediamo che cosa succede. Intanto possiamo vedere che degli Zhoke è rimasto in vita solo Diablo contro Power e Rocker. Quindi Diablo deve dare il tutto per tutto e chi si deve far fuori sia Diablo, sia Rocker che Power. È ovvio che Diablo non si può fare automaticamente fuori. E come ci fa notare Vez che rispetto al primo round gli Exodus hanno cambiato tattica, quindi invece di piazzare su B sono andati automaticamente a piazzare su A. Buona tecnica, nel senso che il fatto di cambiare obiettivo destabilizza sicuramente i nemici che magari si aspettano di più un attacco. Intanto Power è morto e è rimasto Raiden che automaticamente si fa fuori Diablo e quindi si portano in vantaggio sempre di un round, quindi siamo sul 2 a 1 con una kill mentre Diablo stava disinnescando tra le altre cose. Vediamo adesso gli Exodus, vediamo un attimo la difesa degli Exodus, che giustamente come fa presente Vex, entrambi hanno vinto gli attacchi. La difesa non, per ora non se l'è portata a casa né gli Exodus né gli Zhoke. Quindi automaticamente adesso cominciamo a vedere, abbiamo visto gli attacchi di entrambe le squadre
e cominciamo a vedere la difesa, quindi la prima difesa che stiamo andando a vedere è appunto quella degli Exodus. Intanto vediamo che Ares è morto, mentre di là, per quanto riguarda gli Zouk, sono ancora tutti in salute, di conseguenza rimangono in inferiorità numerica gli Exodus. Raggiungono la parità numerica. Gli Exodus sono tutti piazzati nella difesa. E le bombe in questa mappa sono abbastanza scoperte, quindi adesso chiediamo a Vez se questa cos'è, una mappa che giocano spesso sugli Zouk, praticamente sulla ladder, voi che giocate parecchio sulla ladder. Tanto gli Exodus rimangono 2 contro 3 Zouk, Paradise Tony e Diablo. Mentre degli Exodus, ecco, ne è morto un altro, quindi rimane solo Raiden sostanzialmente, che è contro sempre, sempre, sempre contro Diablo. Quindi nel giro di pochissimo una strage è successa. E gli Exodus vincono il primo round di difesa. E automaticamente si portano sul 3 a 1. Quindi 3 a 1. Vez ovviamente ci fa notare che gli Zouk forse in questo round hanno aspettato un po' troppo a piazzare, quindi automaticamente si sono tra virgolette penalizzati da soli. Quindi gli Exodus erano nettamente in vantaggio. Allora, intanto saluto i 174 utenti che ci stanno seguendo, perché bene sì, ragazzi, ci stanno seguendo 174 utenti, e quindi li saluto, vi saluta anche Vez, che in questo momento purtroppo non potete sentire perché ci sono dei problemi tecnici all'audio che adesso alla fine della prima mappa cercheremo di sistemare in un secondo. Intanto vediamo che ai 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 4 a 1 per gli Exodus. Io sono sicura, ma certa, che c'è Pasticcere, che ricordo che per chi non lo conoscesse è il capoclan degli Zouk, che è fuori, che sta guardando praticamente la partita in streaming, ovviamente lui non sta giocando, e credo che li stia minacciando con la forza del pensiero. Quindi forza Zouk, forza, perché non so che cosa vi aspetta quando uscite di qua. Quindi irchi sulla vostra mappa. Beh, secondo me è molto anche l'agitazione dello streaming, comunque, che purtroppo fa lo streaming. Intanto la regia mi sta comunicando che siamo arrivati a 220, 202, scusate, ho sbagliato, ho aumentato di troppo forse, 202 visitatori che stanno, follower, che stanno seguendo la streaming, quindi noi li salutiamo tutti e 201 per uno proprio. La partita sentita, forse. Quindi è una partita che sicuramente è sentita. Comunque i clan sono due clan che sono abbastanza conosciuti, sia per quanto riguarda il veterano, perché comunque entrambi
hanno sempre giocato a veterano e sono nati come tanti altri clan sul veterano e piano piano adesso si stanno cominciando a spostare sul recluta, quindi stanno cominciando a giocare anche a recluta, infatti partecipano praticamente a tutti i tornei anche in recluta che stiamo facendo. Oltretutto gli Exodus, se non sbaglio, sono anche in finale. Sono già in finale nella MPL di veterano e proprio la partita, la semifinale è stata giocata sempre che, se non sbaglio, contro gli Zouk, quindi sono passati automaticamente gli Exodus che si sono aggiudicati il posto per la finale, quindi automaticamente poi settimana prossima ci sarà la finale anche dell'MPL veterano. Entrambi stanno giocando comunque anche all'MPL in recluta e i vari membri poi stanno facendo i vari 2 contro 2 che ormai praticamente facciamo tutti con i settaggi e sport. E anche la prossima MPL di recluta verrà fatta con i settaggi e sport, come quella su One già utilizza questo tipo di settaggi, quindi automaticamente poi la prossima anche in recluta su 360 utilizzerà gli stessi settaggi che utilizziamo su One. Quindi la regia mi dice che siamo 240. Gli Exodus intanto stanno prendendo proprio il largo, stanno andando in alto mare e sono praticamente 5 a 2. Io vi ricordo che la mappa che state vedendo, che stanno disputando, automaticamente è la mappa degli Zouk, perché gli Zouk, essendo i detentori della corona, automaticamente partivano in casa e quindi di conseguenza giocavano la loro prima mappa. Quindi gli Exodus hanno cominciato il primo round in attacco, se lo sono aggiudicato subito. E gli Zouk hanno vinto portandosi subito in pareggio, ma il fatto di vincere un round di difesa forse agli Exodus è stato probabilmente. Si sono sentiti un po' demoralizzati, forse gli Zouk, è successo qualcosa, perché dai primi round li vedo un pochettino più disorganizzati. Forse, vi ripeto, sicuramente sarà anche l'agitazione dello streaming, perché comunque sembra una scemata, ma lo streaming è abbastanza sentito, soprattutto dai clan, perché sanno benissimo che nel momento che stanno giocando non giocano solo tra di loro, ma vengono visti da un sacco di persone. In questo caso, giusto perché io sono buona e non voglio fargli crescere la tensione, l'informo che li stanno guardando 240 persone, quindi di stare tranquillissimi, di non preoccuparsi a questa cosa. Da notare che nell'uno contro uno rimane sempre Skull Diablo degli Zouk, che è già parecchie volte che rimane sempre Diablo. Dall'altra parte invece abbiamo Ares che è rimasto stavolta, è sopravvissuto, che invece è che muore, non è vero, no, scherzo, poi si offende. Già l'abbiamo preso in giro tanto ieri sera per questo streaming. Quindi vediamo chi la spunterà tra Skull Diablo e Exodus Z Ares. Tanto giustamente Vezzi ci fa presente che gli Exodus in questo momento sono in difesa, Arex non ce la fa. Diablo l'ha arato praticamente e vince un round per la sua squadra, quindi automaticamente il distacco diminuisce e gli Zouk si portano a 3 round vinti contro i 5 degli Exodus. Quindi tutto può ancora succedere, gli Zouk automaticamente possono ancora rimontare perché comunque la differenza non è tanta, però comunque devono stare attenti perché un round in questo momento vinto dagli Exodus diventa pericoloso. Quindi l'ACV vi ricordo che si svolge sugli 8 round, come potete ben immaginare, che il veterano siamo ancora agli 8 round, non è come il recluta che si giocano invece i 6 round. Quindi c'è tempo, sicuramente c'è molto più tempo per una rimonta.
Intanto mi stanno dicendo dalla regia, sempre io c'ho il suggeritore dalla regia, perché giustamente io guardo la partita, quindi non posso fare entrambe le cose. La regia mi sta dicendo che siamo a 272 telespettatori, no? Che stanno guardando gli Ex e gli Zouk per questa CV per la corona della Ladder. Intanto vi ricordo che abbiamo aperto per quanto riguarda l'Xbox 360 il torneo, la Survival Cup, che sostanzialmente è un torneo a eliminazione diretta in cerca di struggi veterano, ma giocato in 4 contro 4. In palio, ci sono 4 cuffie dell'Xbox 360 aerografate, mimetiche sostanzialmente, quindi sono molto carine. Intanto, ai 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 ai, gli Exodus vincono un altro round e automaticamente si portano sul 6 a 3 e qui la situazione si fa complessa. Molto complessa. No, neanch'io. Neanch'io. In effetti, giustamente Vez ci sta dicendo che non pensava che gli Zouk andassero tra virgolette così male, nel senso che in effetti mi aspettavo da parte degli Zouk sicuramente una nella propria mappa una CV molto più grintosa. Io ero convinta che comunque la mappa degli Zouk se la giudicassero gli Zouk. Non è ancora nulla è detto, e ve lo tengo a precisare, che in tutti gli streaming che nel corso degli anni abbiamo fatto ci sono state situazioni che si sono capovolte in un secondo. Però sicuramente, beh, se puoi parlare, mi dicono che Sì. però si sente. Prova a parlare, Vez. Prova. Allora, spero che mi sentano adesso perché ho guardato più streaming e commentato meno fino ad ora. Però anche questo ha fatto sua esperienza perché ho visto un po' di gioco almeno. Adesso Secondo si me si sente o no sente, per ora? sì. Sì, ti si sente. Sì, perfetto, ti si sente, Vezza, a posto. Allora, intanto sono 2-1, 2 contro 1 dei due di Zouk e uno di Exodus, come potete vedere. E Zouk piazza una bomba, dà un vantaggio ancora in più. Vediamo come se la gioca Zpower. Ecco, l'hanno visto. Non lo trova. Ok, uno contro uno con bomba piazzata per Izok, ma la vedo difficile. Vediamo che round vinto per Izok. E questo mi sa di sì. Quindi 6 a 4. 6 a 4, c'è un mini Eh beh, ma recupero da qui gli parte di Zouk Izok. devono recuperare, che Vediamo. adesso un round vinto dagli Exodus diventa fatale quasi, eh. Intanto la regia mi informa sempre che siamo a 300. Lui. Ok. Allora, adesso in questo momento esatto sono 308, ma il picco degli utenti che ci stavano seguendo su Twitch era 318, quindi tanto tutti quelli che ci stanno seguendo possono tranquillamente mettere follower sul nostro canale di Twitch, così tutte le volte che andremo in diretta gli verrà comunicato. Infatti Vez sa qualcosa, che tutte le volte che andiamo in diretta gli arriva un'email per ricordargli che siamo in diretta, lo Sì, avverte. ogni volta che Giorgino fa partire qualche streaming mi arriva sempre una mail che stanno trasmettendo, perciò sto seguendo, o sono a casa, almeno ti dà un avviso per seguire l'evento se sei Tanto interessato. il picco è salito e siamo a 344, ragazzi, cioè veramente incredibile. Questa partita veramente è seguitissima e
e tutti vogliono andare a vedere assolutamente come finisce, chi vincerà questa corona. Intanto gli Abbiamo Exodus perso si il portano round, a l'ultima casa chiamata il fallita. round del 7 a 4. E qui la situazione, Vex, si sta aggravando. Inverti parti. Sta Sì. gravando per il Zouk, perché No. non è mai detto l'ultima parola, però da quello che stiamo vedendo sono molto vantaggio gli Exodus, perché potrebbero portare cosa costa un po' con questo round. Noi salutiamo pasticcere, gli diciamo pasticcere, non li ammazzare, ti prego. No, non li uccidere, sono agitati per lo streaming. Ecco, c'ho pure il singhiozzo, scusate. Capita, a volte succede, anche ai commentatori. Allora, intanto, situazione parziale. Che cosa succede? Che Skull Diablo è già stato ucciso. Quindi gli Zouk sono in inferiorità numerica in questo momento. Quindi 5 gli Exodus, 4 gli Zouk. Ora uno in meno di Zouk. 4 contro 3 di Exodus. 3 contro 3. Automaticamente sì. No, Sì, parità numerica. parità numerica per ora. Gli Exodus sono in difesa, quindi è un round di difesa. E gli Zouk in questo momento non devono giocarsi il tutto per tutto, non hanno alternativa. Sono automaticamente in inferiorità numerica perché è appena morto Tony, se non sbaglio. È morto. Tanto il picco dei nostri utenti continua a salire, siamo a 364, Vez. Non ti agitare anche te, per favore, perché loro sono già agitati. E Meno male che ci davano fuoco. intanto voglio dire che per fortuna che tanti nostri amici che ci vogliono bene dicevano che MGT era morto, però abbiamo 364 utenti che stanno guardando uno streaming, ma va bene tutto. Gli Exodus, ragazzi, tanto si aggiudicano questa mappa, quindi 8 a 4, mappa degli Zouk, vinta però dagli Exodus. Attenzione, ragazzi. Adesso 8-4. automaticamente si Andiamo andrà a adesso. giocare la mappa degli Exodus, quindi Vez, sai già la mappa degli Exodus o gliela dobbiamo andiamo o vai a sentire? No, devo andare a chiedere. Sentire. Vado a sentire Ares. Ok, allora intanto Vez va a sentire, va in stanza di gioco. Scusate ragazzi, scusate, cosa è successo non lo so. Siete Bella. in diretta streaming, quindi mi raccomando, comportatevi bene, non dite parolacce in questo momento. Allora, c'è stato un problema tecnico, ogni tanto si crasha da questi gruppi, quindi scusate, ma non vi faccio vedere più la stanza di gioco perché in questo momento devo invitare il mio host preferito. Ecco, automaticamente è crashato proprio tutto qua. Quindi, per fortuna che è crashata al termine della mappa, automaticamente attendiamo l'invito a questo punto di Vez. Questi sono gli inconvenienti della diretta, capita spesso e volentieri. Non è vero, non capita spesso e volentieri, capita ogni tanto, raramente. Però ogni tanto e raramente capita. Quindi, ok, allora il nostro host mi sta dicendo che è tutta causa sua, gli si è bloccata la console. Per fortuna che gli si è bloccata al termine della mappa, quindi attendiamo un secondo che rientra e questi sono gli inconvenienti che su One non succedono perché la One è una console nuova e quindi non ci sono questi tipi di problemi. La 360 invece ogni tanto
comincia a sentire l'età e comincia ad avere un po' di vecchiaia. Intanto mi scuso con i 400 utenti che ci stanno guardando, mi scuso per l'inconveniente, perché sono cose che succedono purtroppo. Questo è il bello della diretta, quindi adesso vediamo subito di far partire la seconda mappa. Attendiamo che Vez riaccende, riavvii la console. E quindi Ecco. automaticamente, eccolo qua, Vez, che gli si è sbloccata. Allora, no, devi fare la stanza tua e invitarmi, Vez, perché sono io in questo momento Lost. Ok, Vez è fuggito subito quando ha sentito che ero Lost, aveva paura che facessi io Lost. Non mi sta recuperando ancora il Ok, profilo. allora dimmi quando mi inviti, che ovviamente non ho le notifiche attive, quindi devo sapere quando mi inviti per andare nei messaggi e accettare il tuo invito. Adesso partiamo immediatamente. Vez sta Continua. rifacendo la stanza, quindi adesso tra un po' entriamo in partita. Vado dietro. Purtroppo questi sono gli imprevisti del mestiere. Capita, capita. Capita anche a MGT queste cose qua. Vedete? Succedono. D'altronde ci dicono che siamo un sito morto. E ci è crashata la console. Eh sì. Allora, Vez, hai recuperato il profilo? Ok, Vez mi Ti ho ha invitato. invitato, quindi automaticamente ho solo 22 messaggi. Accetto l'invito al gioco di Vez. Ok, Vez, allora puoi rinvitare. Sì, ho fatto, adesso arrivo. Ok, rinvitiamo tutti, che infatti se vedevate c'avevo 22 messaggi perché sono entrati tutti in panico e mi stavano invitando tutti quanti, perché non capivano cos'era successo, giustamente. Quindi, ecco che entra Ares. Sì, Vado a entra chiedere la Garrus, mappa, intanto, che intanto. fa parte degli Zouk. Allora, intanto per chi si fosse collegato ora, ricordiamo che non è che stiamo iniziando ora, c'è stato un problema, è crashata la console, c'è stato un problema di crash generale, è crashato il party, la console, cioè un casino praticamente, e automaticamente stiamo rifacendo la stanza. Per fortuna il crash della console è avvenuto esattamente al termine della mappa, quindi non c'è stato nessun problema nel corso della partita, anzi è filato tutto liscio. E la partita che state vedendo, per chi si fosse collegato ora, è la partita per la ladder di MGT 360, ovviamente, tengo a specificare, in veterano, della ladder 5 contro 5 del settimo ciclo, perché siamo a ben 7 cicli della ladder. Adesso, tra le altre cose, a fine mese chiude e aprirà subito immediatamente il secondo ciclo. Quindi chi vince si porta a casa la corona della ladder, simbolo importantissimo. Eccomi E qua. ecco, Vez è tornato. Detentori della corona erano gli Zouk, che se non sbaglio, tra le altre cose, hanno perso, i precedenti detentori erano gli Exodus, che hanno perso appunto la corona contro gli Zouk, quindi è una partita abbastanza sentita per entrambi i clan. Tra le altre cose, gli Exodus hanno battuto anche in semifinale gli Zouk in MPL, che è il torneo più importante che si svolge su MGT, che viene giocato sia in veterano, sia in recluta, sia su 360, sia su One, praticamente dovunque. E quindi gli Zouk detentori della corona, gli Exodus sono usciti in sorteggio, quindi sorteggio che abbiamo fatto sabato pomeriggio, ieri pomeriggio, e in questo sorteggio, che venivano sorteggiate le prime sei squadre, le
cuffie, c'è un problema di i cuffie, c'è un giocatori problema di qua cuffie. sono Ecco, pronti. ok, perfetto. Intanto mi sta dicendo che le cuffie, che i No. giocatori sono pronti. Sì. Quindi. Mappa di Exodus e Stormfront. Stormfront. Al via con Stormfront. Partiamo. Quindi mappa Stormfront per mappa Exodus. La prima mappa, ricordiamo, era la mappa degli Zhouk vinta dagli Exodus e adesso mappa degli Exodus, quindi Stormfront. Quindi gli Zhouk partono in attacco. 432. Intanto siamo a 432. Non sono impazzita che do i numeri della lotteria. Sono 432, sono sempre gli utenti che ci stanno visualizzando. Sottolineo questo numero e sottolineo questa cosa. Quindi, allora, Vez, dimmi, questa analisi di questa mappa. Facciamo un'analisi di questa mappa. Allora, questa mappa gli Exodus la giocano da molto tempo e la giocano molto bene, devo dire. Perciò l'Iderai è in leggermente vantaggio, però non si sa mai come va a finire, perciò vediamo a metà partita a che punto siamo. Quindi una mappa molto conosciuta dagli Exodus. Quindi vediamo come andrà a finire. Tanto è crollato uno in testa a Ganesh. Poi Exodus giocano in questa mappa anche nella ladder e fanno parecchie ciupe, cioè sono organizzati molto bene su questa mappa. Infatti, vedi che sanno già le loro posizioni, sanno già cosa fare, come muoversi, ognuno è andato nella sua posizione. Certo, è una mappa che infatti sono già in superiorità numerica, se non sbaglio, di 3 contro 4. Uno. Beh, gli Zhouk in questa mappa devono dare il tutto per tutto, perché comunque devono tirare fuori veramente le loro tattiche, perché Abbiamo comunque gli perso il Zhouk sono un round, clan ma non è ancora finita. assolutamente preparati su praticamente tutte le mappe, perché giocano veramente tanto, quindi. E poi hanno un capo clan, gli Zhouk hanno un capo clan che gli fa fare molto allenamento, di conseguenza, come dicevo prima, probabilmente anche un po' l'agitazione dello Abbiamo l'onda. streaming. Tanto, come vedete tutti voi, gli Exodus sono già in vantaggio di un round. Vediamo adesso come andrà a finire l'attacco dei Exodus. Vedo che stia andando male. Sì, proprio È andata malissimo. praticamente a dirla la COD sono stati arati. Ecco, perfetto, li Sì. hanno arati, ecco. Gli Zhouk si sono un po' arrabbiati. E quindi li hanno proprio arati, perché è rimasto solo Rocker. Fanno vedere che la sanno giocare anche loro questa mappa e non li hanno fatti lasciare tranquillamente. Siamo Uno uno pari. pari. Tanto siamo a 4,50, Vez. 4,50 follower abbiamo già. Allora, Salutiamo tutti quelli che ci guardano allora, LVNight visto intanto che. scrive: "Bella Vez, sei il migliore da Night 7". Grazie, Night. Night, metti follower. Vuol dire che oggi. Ok. Dico a tutti di mettere i follower appena finisco che sono da streaming anche ai giocatori del mio clan. Comunque, visto che state seguendo con così tanti, vi consigliamo di mettere i follower, che è come mettere un mi piace su Facebook. Praticamente avrete aggiornamenti quando c'è una stream, eccetera, vi verrà mandata una mail, che
è cominciata la streaming, non solo delle streaming delle partite, ma anche COD, dico, ma anche di FIFA o altri giochi, perciò vedete i follower e cercate di seguirle. Quindi seguite tutto il consiglio di Vez, su, che voglio vedere questi follower salire. Su. 4,52, Tanto vediamo Exodus in superiorità numerica 5 contro 3 Contro 0, praticamente 2 a 1 per 2 contro 0 Exodus. Allora, ricordiamo che la mappa degli Exodus, questa qua. Mappa di Exodus e vincono due difese, anche i Zouk hanno vinto la difesa. Adesso c'è la seconda difesa per i Zouk, vediamo come se la cavano, che prima si sono comportati egregiamente. Molto egregiamente, praticamente gli Exodus sono stati arati. Non commettono gli sbagli di prima gli Exodus. E probabilmente gli Exodus hanno diverse tattiche su questa mappa, perché comunque essendo una mappa che giocano molto spesso, avranno diverse tattiche di gioco, di conseguenza quando vedono che una non va, usano l'altra, il piano B. Poi come avranno visto i follower che ci stanno seguendo, e visto che questa mappa qua non è neanche tanto giocata da tantissimi clan, perciò magari se un clan ci mette a fare le mappe nuove, magari scopre più cose rispetto a clan che le fa prima o seconda volta. Scusate se sentite le campane, ma abito vicino a una Tanto gli chiesa e Exodus quindi vincono sentite le tanto. campane suonare, mi dispiace, non è che siamo dentro la chiesa, è che abitiamo vicino a una chiesa e quindi purtroppo potete sentire anche le campane suonare. Fanno coreografica la cosa. Intanto 3 a 1. Vez, come la vedi questa cosa? Come ti avevo già detto all'inizio, questa mappa qua, gli Exodus la sanno fare perché la fanno quasi sempre e infatti stanno mantenendo la parola perché si stanno dimostrando. Stanno dimostrando all'altezza della situazione, infatti vedi già che sono 2 round di vantaggio. Non so adesso Io tu in chi questo momento stia gli Zouk, io in seguendo, questo mi momento segui sono seguendo sugli Zouk, Zouk. però infatti, però vedo che gli Exodus vanno già nelle loro posizioni, ognuno ha la sua posizione predefinita e come dovrebbe essere. Perché infatti è la loro mappa e la stanno giocando bene. Adesso vediamo come svolge questo round. C'è qualche sorpresa o va Beh, c'è come da dovrebbe dire anche una andare? cosa comunque, gli Exodus sono un clan che non sono in tanti nel clan e cioè, giocano da diverso tempo e da veramente tanto tempo sempre insieme e quindi c'è un grosso affiatamento anche e anche quello sicuramente fa. Mi stupisco degli Zouk perché comunque mi aspettavo da parte loro una partita molto più combattuta. Aspettavo anche io, infatti non me l'aspettavo il risultato nella prima mappa che è successo, perché pensavo anch'io che vincessero gli Zouk, Allora, prima mappa, intanto, invece gli Exodus hanno ribaltato la situazione. sulla chat c'è cioè Knight799 che ci dice che gli piace un sacco seguire la streaming, bellissimo seguire la streaming con sorrisino. E poi abbiamo Dante che invece ci dice Grazie. che lo ringraziamo perché ha messo il follow. Ha followato su Twitch, sul nostro canale di Twitch, ma dice che vuole anche Fast a commentare. Allora, Fast stasera non c'è perché il signorino è andato a cena fuori e quindi non c'è.
e ci ha lasciato a noi a fare lo streaming, ma nei prossimi streaming sicuramente ci sarà anche Fast e lo faremo commentare. Intanto siamo a Infatti, 501 Vex. anche stiamo A salendo picco. proprio, ogni round che passa Sì. saliamo di 20-30. Secondo me dovremmo fare anche una cosa per la gente che ci guarda, se qualcuno è interessato, che vorrebbe anche lui essere qua con noi nella prossima streaming a commentare, eccetera, di farsi avanti, perché se gli Ah sì, piace sicuramente, volentieri. Se commentare, qualcuno che vuole farsi chiamati. avanti a commentare per i prossimi streaming, ci contatti o contatta me sul live. Intanto me mi trovate sia su One che su 360, ovunque praticamente. O contattate Fast o Vez, che praticamente a tutti e tre ci trovate sia su One che su 360. E vi facciamo volentieri commentare senza nessun problema, essere protagonisti della serata anche a voi. Quindi non, su questo non c'è nessunissimo problema. Non ci sono persone prestabilite, non c'è niente di che, perciò ognuno di voi può diventare un commentatore. Se avete voglia, prossima streaming, state pronti. Mettete sempre mi piace o cliccate su Quello è following, così obbligatorio, quello è seguite obbligatorio, sempre le streaming. quello è obbligatorio. Ecco. Prima di venire a chiedere di commentare o di qualsiasi altra cosa, mettete sempre i follower che state facendo, che state insomma facendo più follower insomma ci sono, più gente vi guarda e più penso vi farete sentire. E intanto 2-2 qua sono rimasti. C'è rimasto Raiden e Rocker dagli Exodus, ovviamente, e Paradise e Tony dagli Zouk. Quindi, chi avrà la meglio? Allora, secondo me sono in leggero vantaggio i Zouk perché ovviamente sono in difesa, invece adesso è rimasto solo uno dei Zouk che è 5 Sony, a 1, non c'è non è neanche più rimasto più lui. neanche lui. 5 a 1. Quindi 5 a 1, 5 a 1, Allora 5 a Exodus, 1. sì. Risultato pesante questo qua, è difficile. Allora. Gli Exodus stanno facendo valere nella propria mappa. C'è Knight che mi chiede quando sarà il prossimo streaming. Allora, il prossimo streaming sicuramente sarà, penso domenica prossima, ma al 99% a meno che non ci crolli la connessione o la casa. E molto probabilmente il prossimo streaming lo faremo per quanto riguarda la ladder esport. Quindi vedremo se farlo 2 contro 2 o 4 contro 4. Adesso valuteremo e decideremo su cosa farlo, ma sicuramente sarà per quanto riguarda il reclutamento. Quindi rigorosamente recluta, rigorosamente settaggi e sport. Allora c'è Dream Adriano, il nostro amico Dream Adriano, che lo invito a mettere follower su Twitch TV. E noi intanto che lo ringraziamo, che metterà sicuramente il follower, io di questo ne sono convinta. E lo salutiamo, salutiamo tutto il clan dei Dream che gioca sulla ladder di MGT e gioca anche i tornei. E lui vuole salutare tutti quanti, sia lui che tutto il suo clan vuole salutare tutti quelli che ci stanno seguendo. Intanto sono rimasti uno contro uno Tony e Raiden. Vediamo chi avrà la meglio. Quindi Tony contro Raiden, Zouk Tony contro Raiden e Raider la spunta, Raiden la 6 a spunta. 1. Vez, risultato eclatante questo 6 a 1, eh? Sì. Vabbè, io un po' l'avevo detto che Exodus potevano essere pericolosi in questa mappa, però non pensavo così tanto per i Zouk. Vediamo
Vediamo adesso come si comportano i Zog, che saranno sicuramente sotto pressione anche per il risultato. Eh sì, abbastanza direi. E Vez, intanto hanno subito seguito la tua proposta e abbiamo subito un candidato per la prossima streaming. E c'è già Adriano che si è proposto e che vuole assolutamente commentare la prossima streaming. Quindi ad Adriano gli dico che se vuole commentarla lo facciamo commentare senza problemi. Quindi tieni libero e poi ti do tutte le istruzioni del caso e così domenica prossima commenti la streaming. Quindi dopo magari durante la settimana lo sentiamo e viene libero per la serata e volentieri può commentare. Perciò ha dato esito La tua idea, sì, la tua questa proposta ha già mia subito proposta. avuto il consenso dal pubblico, praticamente. Hanno subito apprezzato questa proposta. Giusto, mi piace. Allora, visto che abbiamo già un altro commentatore in più, che magari ti allegherà più ancora di più questo commento del prossimo round, del prossimo stream. Tanto gli Zouk hanno arato gli Exodus molto velocemente e si sono aggiudicati un round. È un po' stato come il secondo round, quando li hanno lasciati praticamente subito, cioè li hanno praticamente arati tutti quanti immediatamente. Non so se hanno abbassato la guardia gli Exodus o sono i Zog che si sono dati una mossa. È difficile arrivare a questo punto in qualsiasi TV, poi questa è una streaming che è perciò è ancora più difficile. Come rimanere calmi nelle situazioni così difficili quando sei sotto di 4-5 Tanto round. Adriano continua a scrivere sulla chat e ci dice della serie MGT sito poco attivo e si fa una bella risata. E purtroppo Adriano ti dico che ci sono tante persone che ci vogliono tantissimo bene e che vanno in giro a dire che siamo morti, ma in realtà noi siamo molto vivi invece, e forse sono gli altri che sono un po' morti, non noi. Si dovrebbero guardare a casa propria invece di guardare a casa degli altri. E là, è che purtroppo. Ma chi è stesso Adriano che voleva Eh sì, commentare? perché in giro sembra che le voci che circolano, Ok. giustamente, le voci che circolano dai nostri fedelissimi amici, vanno in giro a dire che MGT è un sito morto, Vez. Però, secondo me, sbagliano qualcosa. Però alla fine le visualizzazioni le vedono anche loro e le vediamo anche noi. E se la gente è qua a scriversi, le cose brutte o belle vuol dire che qualcosa gli interessa, perché sennò secondo me non sarebbe qua a perdere tempo. O almeno io, se un sito non ci tengo, non sto là a perdere tempo. Esatto. Allora salutiamo anche Animus Gota, lo salutiamo. Quindi salutiamo Animus Gota che ci sta scrivendo sulla chat. Ciao Animus. Dimenticavo, metti follower, su, anche te, metti follower, non dimenticare. Noi non chiediamo niente, chiediamo semplicemente un piccolo click sul follower. Non chiediamo nient'altro. Tanto Animus Dante mi ha mandato l'amicizia, vuol dire che anche lui voleva Probabilmente sì, essere chiamato in causa. questa proposta che hai fatto, Vez, è piaciuta molto. Ma noi siamo ben contenti di questa cosa, perché siete voi A parte importanti e se siete sono voi che dovete essere i protagonisti. E quindi, come noi diamo la possibilità ai clan, a qualunque clan, di farsi vedere in Abbiamo perso il round, ma streaming, non è ancora finita. quindi anche agli utenti stessi. Si perde Intanto parte. saluto 515. Cosa? Ah no, non saluto, non è un utente, cioè sto rincoglionendo praticamente. Non è un utente. Saluto i 514 che ci stanno guardando. Ciao ciao. Sempre del Alla sito faccia morto, dei sì, ma noi siamo agente morti. attiva. Siamo praticamente sottoterra. Vorrebbero, gli piacerebbe. Pensa a te se non eravamo Ma morti. Vez, Cosa c'erano gli almeno? piacerebbe che fossimo morti, ma in realtà siamo molto vivi. Diciamo che neanche questo No. gioco ha dato una mano a
a fare tante Questo cose, sicuramente, questo è perciò. stato un po' penalizzante, infatti, perché comunque questo gioco. Come sanno tutti i giocatori, infatti, di MGT, che MGT ha fatto tantissimi tornei e tantissimi ladder su questo code, però questo code non ha dato una mano perché tantissima gente ha smesso di giocare, anche se malincuore, però perché non gli piace questo gioco o perché poi è passata One. Già anche in quel fatto ha Certo. dimezzato i clan, perché alcuni sono andati di qua, rimasti di qua, alcuni sono andati di là, allora si sono divisi. Beh, nel dunque vediamo che Exodus sono 7 a 2, 2 contro 3 di Zog. Sono vicini a portare a casa la Streaming e la Corona, Sì. di conseguenza, dare re della ladder. Quindi vediamo come proseguirà questa partita. Intanto noi confidiamo comunque nel futuro COD. In Advanced Warfare noi confidiamo tantissimo, e che tra le altre cose tra un po' scopriremo di più, perché il 9 giugno inizia alle 3 2014 a Los Angeles e quindi lì scopriremo tutto quanto. E appunto, nel mentre che sono qui, vi dico che se volete, per sapere tutte le news per quanto riguarda le tre di Los Angeles e quindi tutte le news sulla conferenza stampa che si svolgeranno del 9 giugno, vi potete collegare su HDBlog, che è un nostro partner, e quindi assolutamente potrete leggere tutte le news perché sarà tutto aggiornato durante tutte le conferenze stampa che ci saranno, quindi tutte le news su COD, soprattutto, tutto quanto, speciali, dedicati. E intanto 7-3, 7-3 per gli Zouk. 7-3 per gli Exodus, sì, se, se, sette, cioè non per i Zog. 7-3 per gli Exodus, perché questo round però è stato vinto. Questa va, sì. Perché Avevo ribaltato le sorti. sennò Sì. Ho dopo passi dice tutte infatti. e due che mi picchiano, sia passi da una parte che Ars dall'altra. Ciao Gino 96 Giro, scusate, io vedo il monitor storto dalla regia, quindi non è che vedo bene. Allora, Giro 96, intanto lo salutiamo e gli diciamo di mettere follower anche a lui, diventa un nostro follower. E intanto lui scrive Exodus supereroi. Un saluto a Killy Avez da Black Wayne, forza MGT. Ah, superiori, non supereroi. Exodus Grazie, un superiori. saluto Vedo anche sempre lo. Non sono a strabica, vedo sempre il monitor di traverso. Ah, è Black Sì, Wayne. ma anche È per Black Wayne. Ciao, questo. Black Wayne. Ciao, Black Wayne. Metti follower anche tu. 532 a fine partita. Anche per questo dicevo, se c'è un altro che vuole commentare, eccetera, così la nostra Stefania ha più tempo di magari di guardare altre cose che solo commentare, guardare monitor, Divento guardare il gioco, che strabica, poi. alla mia età poi divento strabica. Divento strabica. Non si capisce più niente. Intanto, vediamo, sono 5 contro 3 dei Zog, leggermente in vantaggio gli Exodus. Vediamo se concludono la partita qua o comincia a essere facile la Zog. cosa, e che comunque 5 contro 3 gli Zouk sono già in Sì. inferiorità numerica. Tra le altre cose, gli Zouk sono in attacco, se non sbaglio, giusto? Sono in attacco, però non si sa mai, perché poi adesso vivo Sì. ancora Ganesh, Paradise, che ricordiamo che sono ottimi giocatori di Zog. Adesso sono 3 contro 3, Ganesh ne ha fatti 2, verità numerica, ma il tempo scorre. Infatti devono piazzare perché sennò tutto lo sforzo sarà inutile. Rimane Ganesh per gli Zouk, Ganesh deve fare un Sono miracolo. arrivato fast. Come ti dicevo, aspettare troppo piazzare sia un vantaggio sia un svantaggio, dipende, perché se aspetti troppo 8 a succede 3. questo perché poi non hai più tempo. 8 a 3. 8 a 3, Finisce la finisce la CV, CV. corona aggiudicata agli Exodus, 2 a 0.
Complimenti comunque a entrambe le squadre, hanno giocato bene. Io sono convinta che gli Zouk potevano dare molto di più in questa partita e questo ne sono fermamente convinta. E Vez penso che sarà d'accordo con me, ma credo anche che lo streaming ogni tanto gioca cattivi scherzi. E oltretutto, essere visti da 500 e passa utenti non è proprio una scemata a giocare che si hanno gli occhi di molte persone puntati addosso. Ringrazio tutti i 500 utenti, fino all'ultimo, uno per uno che ci hanno seguito. Ringrazio tutti quanti. Vi invito tutti quanti a mettere follower. Invitiamo il vincitore o chi Ma possiamo condividiamo qua? invitare? Ma sì, dai, su, facciamo 30, facciamo anche 31. Invita Ares. Invitiamo Ares e sentiamo un po' cosa da dire. Allora. E sentiamo che cosa da dire. Il vincitore. Intanto è arrivato PGS Fast, che poi è Fast MGT, non so perché si chiama PGS Fast lì, ma comunque uguale. Ha mangiato, penso, è andato al ristorante. 540 persone. Ares, Buonasera. allora. Eccolo Ares che è entrato in gruppo. Allora, Ares, Dimmi. ci dica, lei è in Andata. diretta, la stanno guardando solo 500 persone. Hanno guardato la vostra partita solo Buona. in questo momento siamo esattamente a 540 persone che ci stanno guardando e ci stanno sentendo. Quindi, Ares, Dimmi. ci dica. Hai visto che non so quei Ecco, 30 mani che pensi tu? lo sapevo, perché voi dovete sapere che ieri noi ad Ares gli dicevamo che sarebbe stato arato perché non sa giocare ed è un senza mani. Invece lui si è impegnato, cioè, si è allenato tutto ieri, tutto oggi per dimostrare a noi che lui ha le mani e sa giocare. E infatti l'ha dimostrato, come l'hanno dimostrato tutti quelli del suo clan. Una bellissima partita avete fatto, complimenti, perché avete fatto due mappe Infatti, splendide. vorrei ricordare che sì. Infatti vorrei. Ciao Ganesh, Ciao ho Ganesh. invitato anche Ganesh, che cosa. Ciao ragazzi. Allora, Sei in live, se voglio dire qualcosa, com'è andata, perché è andata così la vostra mappa, perché io mi aspettavo di più sulla vostra mappa, perché abbiamo giocato ancora con voi e sapete giocarla bene, cosa è andato male, o bene, o Ah, io mi ero cosa meno. da venire a me. Oh, ho giocato male io sulla nostra mappa e io devo fare una cosa fondamentale, allora. Boh, non ero in serata su Sovereign, colpa mia. Come questo. Ok, Gli altri niente, hanno giocato allora. bene perché c'erano gli altri SWAC che facevano il loro compito, sono io che ho fatto stronzate. Vabbè, ogni Eccola, tanto può accendino. capitare di essere giù il tono. No, Niente, no, no, comunque no, no, siete stati è io. bravi in tre. No, grazie, ma di che sto parlando? Adesso. Senti, dove devi? Perché non richiamo l'altro, lo faccio in blu. Tanto Dimmi, un Ares attimo, parla, stai non litigando con mio so. fratello. Niente, bella CV da entrambe le Ah, parti. E grazie, grazie. infatti, come vi ha detto, Killy vi ha seguito, vi hanno seguito in 500 o passa persone. E niente, è stata una bella Perfetto, streaming. sappiamo che Tanto abbiamo vi fatto del avverto clan. che Ganesh è entrato dopo. Ganesh, vi dico che la vostra partita è stata seguita da. In questo momento sono esattamente 549 le persone, ma comunque tutta la serata ci sono state intorno alle 5 persone che guardavano voi giocare. Quindi capisco anche che forse c'era un po' di agitazione che avevate. Quindi io vi faccio i complimenti a entrambi i clan, perché comunque siete stati molto bravi tutti e Ma erano due. queste? Sì, guarda. Grazie. E vi Che bravi ringrazio per loro, aver Sicilia. partecipato allo streaming. Ah, grazie a voi. Alla Ciao prossima. ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, Ciao. dopo che abbiamo. Salutiamo anche i nostri follower e i nostri follower e quelli che non sono ancora follower, che li diciamo di diventare Appunto, quindi follower. salutiamo tutti quanti, salutiamo i follower, i futuri follower, tutti quanti, tutti quelli che ci vogliono bene, tutti quelli che ci hanno Ci hanno seguito, tutti quelli seguito che ci anche. vogliono bene, tutti i nostri utenti di MGT, tutti quelli che parlano male di MGT e salutiamo anche quelli che ci copiano, che saluto anche loro e gli do un grosso abbraccio. Quindi saluto proprio tutti quanti stasera. E ci vediamo domenica prossima, sempre alle 21 su MGT, perché ci sarà un'altra streaming. E vi ricordo che ci sono un sacco di tornei aperti, quindi tutti quanti andate su MGT adesso e andatevi a iscrivervi a tutti i tornei aperti, perché c'è il veterano, c'è il recluta con i settaggi sport e
E quindi con tutti i premi in palio e iscrizioni rigorosamente gratuite, senza pagare neanche un centesimo. Quindi vi aspettiamo numerosi. Ciao ciao! Ciao ciao.